All'ombra del gigante, 55.000 vittime furono sacrificate per arrestare la diffusione del male. L'abbazia era un faro di luce in cima alla montagna e la guerra divenne una testimonianza vista attraverso gli occhi dei bambini. Un simbolo di speranza successivamente spento dagli stessi liberatori venuti per proteggerla. Perché qui è stato bruciato, bombardato, tagliato, distrutto tutto. È cambiato tutto. Io ho cominciato a tremare per 4 mesi. 36 nazioni si sono riunite per mettere fine a una tirannia che ha fatto soffrire il paese atrocemente. Stiamo per entrare all'interno del rifugio utilizzato dai militari tedeschi. La guerra in Italia finirà con la battaglia di Cassino, che durerà non sappiamo quanto. Il pensiero del solo bombardamento, loro non erano in abbazia, non sono mai stati dentro l'abbazia piazzati. Sempre fuori le mura, hanno sempre rispettato il luogo sacro. E questo magari fu un errore di calcolo anche da parte degli alleati. La precisione maniacale nazista conservava tutto. Come Aleppo, vedi i bombardamenti, vedi quei bambini. Mi ricordo io. Monte Cassino, l'abbazia indistruttibile.